Eccoci qua, benvenuti a casa. Oggi vi preparo un pranzetto sardo. Sì, perché in Sardegna ci sono le spiagge belle, c'è tanta mondanità, un mare meraviglioso, ma si mangia anche benissimo. Ci sono delle specialità che non sono poi sempre di pesce, anzi, tutt'altro, sono specialità di carne veramente squisite. Io ho imparato ad amarle in tanti anni che ho frequentato la Sardegna d'estate e oggi voglio un po' divertirmi a cucinarne qualcuna. Facciamo questi involtini di maiale, perché fare il porcetto sinceramente ai fornelli è un po' troppo impegnativo, e li sfumiamo con il canonao, sono molto buoni con il lardo. Poi facciamo i malloreddus alla campidanese, quelli proprio con la salsiccia, con il pomodoro, golosissimi. E poi facciamo le seadas, cioè proprio il dolce classico della Sardegna, e lo facciamo insieme a Melissa Satta, che ci è venuta a trovare, che si sta preparando, adesso arriva, faremo questo dolce delizioso. Poi facciamo una focaccia carasau, che è fatta col pane carasau, ma sembra un po' la focaccia di Recco, un ibrido. E poi la ricetta per i bambini, il più buon gâteau che si possa mangiare, che ai bambini piace sempre tanto. E allora mettiamoci a cucinare. E allora incominciamo a fare questi involtini con il lardo e poi sfumati col canonao. Sono buonissimi. Allora, qui abbiamo le fettine di maiale, la classica fettina di lonza che io mi sono fatta battere un po', così è bella sottile sottile, ma partiamo dalla farcia. Che facciamo con il pane? Ce ne vuole un bel po' di fette, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fette di pane. Io uso questo qui perché è bello molle, però se voi avete il pane secco lo lasciate a mollo nel latte e così lo riutilizzate, non lo buttate via. Le bagniamo con il latte quanto basta e lo spappoliamo bene. Io ho 40 grammi di lardo, l'importante è ridurlo proprio a pezzettini, si deve poi sciogliere nel pane, è quello che fa la differenza, eh? Una delizia. Ok, lo sbattiamo dentro e lo incorporiamo al pane. Aggiungiamo un uovo intero, qui bisogna sporcarsi le mani, eh? Ok, se l'impasto è troppo molle, perché magari l'uovo è grande, aggiungete un pochino di pangrattato. Quello che farò io, diciamo una manciata. Un po' di prezzemolo. Sale, naturalmente. Non tanto, perché il lardo è bello salato, attenzione. Poi invece di mettere l'aglio tritato, che è un po' indigesto, io uso l'aglio liofilizzato, no? Quello che si trova vicino ai vari gusti, vicino alla cannella, al peperoncino. Basta, non c'ho più voglia di sporcarmi la mano, faccio così. Ecco qui, la nostra farcia è pronta. Adesso prendiamo la carne. Abbiamo detto 400 grammi di carne di maiale, io prendo la lonza, che è magra, tra l'altro, non è per niente una carne grassa, è quella del maiale, della lonza di maiale. È magra e non costa neanche tanto. Tagliamo a metà, mettiamo un po' di farcia, tanto c'è l'uovo, quindi non dovrebbe uscire, e arrotoliamo. Così che esca un po' da tutti e due i lati. Poi, se siete particolarmente bravi, lo chiudete così come se steste imbastendo un orlo, in questa maniera. Se no, zac, fate così. Cambia niente, eh? Facciamone altri due o tre. Ecco qua, prima di cuocerli li infariniamo. Un goccio d'olio in padella, così si scalda. Infariniamo.
Ma appena appena, così. Giusto, perché così la farina renderà molto più cremosa la salsina quando sfumeremo con il vino Canonao. Buttiamo dentro i nostri involtini, bando agli indugi, che abbiamo un sacco di cose da fare. Li facciamo rosolare un po' per bene e poi sfumiamo. Eccolo che li volevo belli rosolati. Così mi piacciono questi involtini. Quando incominciano a rosolarsi proprio bene, bene, metto un pizzico di sale e sfumo. Facciamo asciugare ed è pronto. Se avessimo un rametto di mirto, pum, da buttarci dentro ci starebbe benissimo, però insomma non è sempre facile da trovare. Io per esempio l'ho cercato e non l'ho trovato, però... Questo è un pezzettino di farcia che è scappata via. Buono. Ecco qua, un goccino di sugo lo teniamo, se no facciamo caramellare appena appena. Secondo me sono proprio pronti. Via. Visto che noi il mirto non l'abbiamo trovato, però un tocco di verde secondo me bisogna darglielo. Ci mettiamo un pochino di prezzemolino. Ok. Ecco qua. Portiamo velocemente al tavolo da esposizione. E ricapitoliamo come l'abbiamo preparato. Ho preparato la farcia spezzettando il pane, bagnandolo con il latte e spappolandolo per bene. Ho tagliuzzato il lardo e l'ho mescolato con il pane. Ho aggiunto un uovo, un po' di pan grattato, un po' di prezzemolo, l'aglio liofilizzato, un pizzichino di sale. Ho farcito le fettine di lonza, le ho chiuse con gli stecchini, ho infarinato gli involtini, li ho cotti in padella con un filo d'olio, li ho salati e li ho sfumati con il Canonao. E adesso un primo che è veramente principe della cucina sarda, i malloreddus alla campidanese, cioè gnocchetto sardo con ragù di salsiccia, tanto per capirci. Io parto subito col lessare i malloreddus perché mi voglio portare avanti. Sale. Diciamo che per le dosi della salsiccia e del ragù che mettiamo ci vogliono 500 grammi di malloreddus. E adesso facciamo il ragù. Buono. Goccino d'olio in padella. Poco. Io nel ragù metto poco olio perché sennò poi quando cuoce, fa tutti quegli occhi di grasso che mi fanno schifo, quindi metto poco olio. 200 grammi di salsiccia, la apriamo, anche se devo dire che io in Sardegna a volte ho mangiato questa pasta con la salsiccia secca, cioè praticamente col salame, però secondo me dipende proprio anche lì da città a città, ognuno ha le sue abitudini. Ecco qua, una volta che abbiamo liberato tutta la salsiccia dal budello, la mettiamo in padella a rosolare. Un profumo. Ecco, la rompiamo per bene. Sfumiamo con il sugo di pomodoro, circa 500 grammi. Ci mettiamo il sale, che ci sta sempre. Poi ci mettiamo uno spicchio d'aglio schiacciato, così si sente di più. E ci mettiamo soprattutto una bustina di zafferano, che è proprio tipica di questo piatto. Non si vedrà tanto il colore, ma si avvertirà un sapore un pochettino più morbido, più dolce, no? Dello zafferano. Poi gli aromi e io metto alloro e un pochetto di basilico. Ok, allora il ragù è pronto, nel senso che è pronto per cuocere un pochino. Io non è che lo faccio cuocere delle ore, secondo me è un quarto d'ora, 20 minuti è più che sufficiente per dare sapore al sugo. È già buono così. Copriamo e vediamo a che punto sono i malloreddus.
che abilità. Un attimo. Il ragù è pronto, si è asciugato per bene. Scogliamo la pasta. Eccoli qua, sono cresciuti, vedete, un pochino. Ok, andiamo di ragù. Che bontà. E questo, visto che io compio gli anni il 6 agosto e spesso faccio le vacanze in Sardegna, vado sempre in un agriturismo dove, insieme agli amici, per festeggiare il mio compleanno, facciamo delle scorpacciate di gnocchetti sardi che da urlo. Ecco qua. Tra l'altro, se volete rivedere questa e le altre ricette che ho preparato, basta che veniate sul sito della 7, imenudibenedetta.la7.it, e potete rivedere tutto quanto, compresa magari anche qualche errore. Io ci metto ancora un po' di ragù sopra, perché sono una vera golosa. Questo si condisce con il pecorino sardo. Basilichino. Mamma, che buono! Ho voglia di mangiarmelo. Ecco, anche perché sta arrivando Melissa Satta, proprio sarda doc, con cui faremo le seadas. Ma prima, dicevo, ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho messo a cuocere i malloreddus. Ho aperto e spezzettato la salsiccia, l'ho messa a rosolare con poco olio. Ho aggiunto il pomodoro, l'aglio schiacciato, lo zafferano, l'alloro e il basilico. Ho cotto il ragù per 15-20 minuti, ho scolato la pasta, l'ho condita con tanto ragù e ho completato con il pecorino. Ecco qua! Ciao Melissa! Che piacere, Melissa Satta, una sarda doc. Grazie, bellissima. Ti ho portato un pensiero. Ma che belli questi peperoncini. Pensavo mamma che il mazzo di fiori era un po' banale. Almeno è vero. Questo lo possiamo riciclare. Giusto. Poi io addobbo sempre la tavola in maniera un po' particolare, quindi questi mi servono da morire. Sono proprio belli, colorati. Grazie, grazie. Prego. Eccoci qua. Tu sai che oggi devi cucinare sul serio, eh? Ma non vedo l'ora. Ah sì? E facciamo le seadas. Che ti piacciono? Da morire. Ma tu sei capace a farle? Ma guarda, in genere quando sono in Sardegna vado al supermercato nel bancone frigo e ci sono quelle fresche confezionate. Anch'io prendo. Quindi poi arrivo a casa, le metto sì, a friggere, esatto, praticamente, e via. E l'ho. E le, il e mio, insomma, questo è come. Allora, diciamo, visto che anch'io le ho fatte ieri per la prima volta, riusciranno le nostre eroine a preparare delle vere seadas? Lo scoprirete tra pochissimi minuti. Bentornati nella mia cucina. Oggi menù sardo insieme a Melissa Satta, che è una sarda doc. Però tu non sei nata in Sardegna. No, com'è sta storia? Sono nata in America, è un po' un caso, però ho entrambi i genitori sardi. E poi, insomma, dopo pochi anni sei andata a vivere poi in Sardegna. Sì, sono stata più o meno all'età di 4 anni. E sei tornata in Sardegna. Quindi hai mangiato tantissime seadas nella tua vita. Ma sì, qualcuna. Anche se non si direbbe. Io scompaio per prendere questo ciotolone. Oggi facciamo le seadas, ma non quelle che si comprano, ma proprio le facciamo. Allora, 500... Tu mi insegni, Dai, e tu fai. Ok. Dai, che coppia, ragazzi. 500 grammi di farina. Ok. Poi, lo strutto. Bisogna andare a sciogliere 100 grammi di strutto. Vai, me fai tu nel microonde. Ah, che ok, è lì. Questo. Ti metto subito all'opera. Ok. Dentro. Vai. Facciamo un minuto, secondo me dovrebbe andare. Tanto ci avverte quando è pronto. Sì, sì, fa un po' di bip. E vediamo, già che ci siamo, possiamo grattugiare un po' di scorza d'arancia. Quello che lo so fare bene. Vedi? Ti aiuto in questo. Grande. Questo
questo che sto spappolando così malamente è il classico filone di mozzarella, perché non avendo noi il formaggio giusto, perché non siamo in Sardegna. Il pecorino sardo? Esatto, non so se ci vuole proprio il pecorino sardo. Perezza. Brava, quello. Allora io ho intervistato la mia amica Menica, che ringrazio, e lei mi ha dato questa indicazione. Allora, l'ho un po' spappolata, ma diciamo, mettiamo insieme le due cose, va che bene. Poi sai che in ogni parte della Sardegna, no, un po' gli ingredienti cambiano, e anche il nome, perché da noi al nord si dice Seadas, però se tu vai al sud la chiamano Sebadas. Allora, quindi... Vedi tu lo strutto? Sì. Che è nel microonde, guarda se si è sciolto. Vediamo. Penso... Favighi? Va bene. Buttiamolo dentro. Tanto io prendo anche un po' d'acqua, perché ci vuole... Mettilo nella farina. Ok. Quindi 100 non è troppo caldo, no? No. 100 grammi di strutto per 500 grammi di farina. Io intanto metto un po' di acqua, perché dobbiamo creare proprio un impasto, Speriamo bene. Se non vengono faccio una figura bruttissima. Oh, qui sei a casa di professionisti, No, viene. Se vuoi poi ti aiuto, ma vedo che hai un bel movimento di impasto. Dici? Sì. Tutti i giorni impasto. Tutti i giorni. No, però tu dicevi da minestrine, cose così, però mi hai detto che sei una buona forchetta. Amo mangiare, anche se non si direbbe, perché tutti quando lo dicono mi ridono in faccia. Perché tutti tu fai quanti. Tanto sport. Io faccio tanto sport, ma adesso ho preso la bicicletta. Ah, che bello. Quindi ho deciso di andare in giro per Milano con la bicicletta. Quindi quando incontrerete Melissa tutti ti suonano. Sì. Senti, fai il lavoro un po' anche tu. Da piccolina, soprattutto c'hai la domenica. Da Dio. Ma no, ma soprattutto la domenica, mia mamma si metteva lì a fare i dolci o a fare. Ma lei fa tutto fatto in casa. E in teoria diventare una cuoca. Non è detto, perché invece mia mamma, per esempio, non è una che si mette lì a fare i dolci, eccetera. E va che figlia l'è venuta fuori. Visto. Che dici? Secondo me ci siamo. La tua forse è un pochino più carina della mia. No, però... guarda, fa vedere, è solo una questione di aspetto. Guarda, diciamo così. Guarda che va benissimo. La mia è più grande, tu sei la bambina e io sono la mamma, mi sembra giusto. E non esageriamo, dai. Però. Ok, però, allora, questa deve riposare un pochino. Quindi io ne ho una che ho già fatto in anticipo e ho fatto riposare. Perché adesso dobbiamo stenderla. Allora, eccola qua. Mi sono allenata in questi giorni. Vedo. Allora, eccola qua. C'è un po' di pulizia. Aspetta. E tu sei una invece precisetta a casa che fa? Io sono super precisa. Ma tutti precisi. Proprio una cosa. No, non puoi capire. Casa mia, cioè, se io metto una cosa qua, deve rimanere qua. Se c'è qualcuno che me la sposta, niente, non va bene, io la rimetto qua per forza. Ma tutti precisi. Ma io non ho ancora trovato uno disordinato come me da quando. Poi non amo fare tanto le pulizie, sono un po' scarsina. Però mi piace riordinare tantissimo. Vedi? Allora fai tu. Grazie. Infatti è quello che mi piaceva fare, stavo dicendo. Io invece lo odio, sono una pasticciona. Guarda. Allora, secondo me è l'ora di mettere l'olio, perché poi una volta che avremo farcito le nostre seadas, le dobbiamo friggere. So che tu hai fatto da testimonial, da modella per Sport Illustrated, che vanta le modelle più belle del mondo. Non so, secondo me quel giorno erano un po'... avevano problemi alla vista. Non essere immodesta. E racconta com'eri, perché è una foto molto bella, raccontala tu. Sì, è stato un lavoro lunghissimo, perché comunque io ho fatto la parte del body paint, che ogni anno... Cioè, fanno corpo appunto, dipinto. Sì, fanno queste cinque foto nel... speciali appunto di body paint, e devo dire che è stato bello. Poi erano dei mondiali, quindi tu avevi la maglietta dell'Italia. Sì, solo quella. Solo quella, no, non c'avevo niente, perché infatti, era tutto esatto, dipinto, tutto quindi, dipinto, però insomma però sembrava reale, sì, esatto. Perché lì c'è molto un'artista, attillata, diciamo. Sì. Come una seconda pelle. No, una foto bellissima. Allora, schiacciamo un po'. Ti do un mattarello,
Perfetto. L'hai mai usato il mattarello? Di la verità. Sì, sì. Tutti i giorni. No, allora, ma sai cosa so fare benissimo? Ma benissimo. Dai. I muffin. Ma li faccio veramente buoni, eh. Stenti, dovevamo fargli fare i muffin, mannaggia. Allora, e per una che in teoria non sa cucinare così no, bene. Oh, non sono che... neanche facili. Allora, se avete la macchinetta, sai quella che tira la pasta, potete anche metterli nella macchinetta, perché devono essere belli sottili, eh. Vuoi un po' di farina? Perché sì, sennò forse ti si appiccica. Sì, mi si appiccica. Vai, gira anche dall'altra parte. Oh. Adesso così lavoriamo meglio. Che poi io e Melissa abbiamo condiviso la sala trucco per un po' di anni, perché tu facevi la velina e io facevo sì, il telegiornale. Sì, è vero. E anche se avevamo orari un po' diversi ogni tanto. È vero. Questo camerino di telegiornaliste serissime si animava un po'. Allora, noi ne copiamo naturalmente due, perché deve stare il sotto e il sopra, no? Tu riesci nel tuo? Sì, secondo me sì. Sì, forse ci stanno. Poi io le rifilo con il coltello. Eh sì, ma sai che in teoria le Seadas hanno il contorno un po' zigrinato. Dopo, sì, sì, dopo lo facciamo. Ah, quindi lo facciamo? Sì, fantastico. Sì, sì. Fantastico. E io non ho mai capito come si fa, però. Ma io neanche. Quindi mi devi insegnare. Ah, non lo so poi se è giusto, eh. Oddio, mi sei incollata. Vedi che ha una forza portentosa sta ragazza. Attenzione, non fatela arrabbiare, non fate arrabbiare Melissa. Allora, uno. Voilà. Allora, adesso mettiamo un po' di farcia dentro. Aspetta, bagniamole con un po' di acqua sui bordi, così siamo sicuri che appiccichi bene, così. Poi, una volta che l'hai bagnato, io tanto mi porto avanti, basta lo copri, poco, sì, sì, lo copri con l'altro, poi schiacci e sigilli, così. Io quella cosa che dicevi tu l'ho fatta così, vedi? Ah, beh, non è mica una brutta idea. Perché anch'io mi ricordavo che quelle che mangio in Sardegna hanno questa... Però sai cosa pensavo io? No, io pensavo che lo facevano con il... Sai quel come si chiama? Non è un mestolino, che ha la rotellina sotto. Ah, con sì, tutti... tipo, ho capito, quello che serve proprio, la rotellina zigrinata che serve anche per tagliare i ravioli. Brava, io pensavo che lo facessero con quello, però magari c'hai ragione tu, eh. Io adesso mi si è tutto appiccicato. Porca miseria, ecco. Che dici? Resisterà al... Secondo la me tua è sì. Sottilissima, attenzione. Ma sì, vedrai che si gonfiano per bene. Eh sì, perché poi bisogna con un cucchiaio anche proprio coprirle di olio in modo che siano sempre ben oliose e crescano nella maniera giusta. Allora, vediamo un attimo con uno stecchino se l'olio è giusto. Sì. Sì. Quale mettiamo prima, la mia o la tua? Immolliamo la mia? Vai. Perché sai perché? Perché la mia è un po' più spessa. Quindi ci vuole un pochino di più a fare la cucina. Più che altro se l'olio è troppo caldo, la tua secondo me si incenerisce. Invece la mia forse resiste. Da-da-da. Che paura. Ale. Dai, dai, dai. Wow. Che dici? Ma come gonfia? Aspetta, prendiamo... Tu fai questo lavoro pericolosissimo, okay. Io vado a prendere già... Ce l'hai? Che tra un attimo è pronta, questa. Mi sono preparata adeguatamente. Attenzione. Tu però, che hai l'occhio allenato, bruciare. Mi dici quando è pronta. No, deve dorarsi, ma dici non... che la giro? Sì, 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 io la girerei se fossi in te, però... Spostati, Va, dici? Brava, brava, sì. Vai. Sì. Ah, no, scusa. Vai. Deve fare i bollini, così? Sì, sì. Dirigi i bollini. Io... Non dobbiamo abbassare un po' l'olio? Devo fare che si brucia, no? No, anzi. Però secondo me
siamo qua. Anzi, io quasi quasi lo alzerei. Sì. La rigiro, non vorrei che bruciasse dall'altra parte. Vediamo. Dammi di nuovo il cucchiaio. Sì. Noi stiamo facendo delle cose pericolosissime. Voi ve ne rendete... Ecco, l'ho bucata. No, ma non fa niente. Però io la tengo bucata. Mannaggia. Ma sì, ma non succede niente. Non succede. È tra noi, non ci vede nessuno. No. Non diciamolo a nessuno. Se ci chiedono sono uscite benissimo. Dai, dai. No, beh, però senti. Secondo me... Ma sì. Basta. Proviamo con la tua, basta, che è vai. Più sottile e secondo me... Esplode. No, dora meglio. Con cautela, eh. Butta dentro. Non è... Se bruciamo la melissa siamo rovinati. Ma non così. Troppo forte. Dai, dai, ti sei salvata. Io intanto, tu segui la tua. E io metto subito il miele sulla mia, giusto? Perché bisogna metterlo subito. Quanto miele? Beh, quello va un po' a gusti, secondo me. Tantissimo, perché poi avete visto che non c'è zucchero, nelle Seadas, da nessuna parte. Fermatemi! Voi dietro cosa ne dite? Bene, basta. Ok, ti prendo un altro piatto. Sì. Anzi, prima mettila però sul... Che la facciamo, sulla, facciamo sì. assorbire un po' di olio. Oh, la sua è più bella, si vede che è sarda, porca misera. Com'è che quando c'è un ospite vengono sempre meglio i piatti del mio ospite? Ma questa è la fortuna del principiante. No, vuol dire che sono una brava maestra. Bravissima. Vediamola così. Da domani... Solo se Adas si cucineranno nella mia cucina. Però hai visto, non, alla fine non è così lungo, no? È un impasto. Pronta. Ecco, si è aperta. Ah, si è aperta, tiriamola via. Un'esplosione. Te l'ho detto che la mia sarebbe esplosa. Si è ribellata. Fantastico. Basta che si apra, no? Tutta la mozzarella. No, però l'abbiamo salvata. Adesso te la metto qua. No. Ah, mi sono bruciata. Te la metto qua e vai con il miele. Vai. Sì, la tua è più abbrustolitina. Bella doratina. Io non metto tanto miele perché vedo. Secondo me... A te piace un pochettino più salata? Sì. Sì, mi fido del tuo giudizio. Però così, dai, bella. Siamo state brave, sai, Melissa? Ah, sì. Secondo me... Facciamo così, una fettina d'arancia e la andiamo a portare nel nostro tavolo. Ma mettilo aspetta, dove vuoi. Ma io la devo decorare il piatto. Ah, vedi. Così. Top. Sbizzarrisci. Ah, ma tu fai una roba serissima, guarda te. Sì, Allora. Ho messo la M di Melissa. Sì, vabbè. Ah, beh, che brava. Fai così, guarda, aspetta, ti dico una dritta. Ok. Fai così, fai la mezza. Ok. Ah, brava, grazie. Che ci sta anche bene. Top. Mezza. Messa così. Allora, quale sacrifichiamo da assaggiare? La mia o la tua? Quella che vuoi, scegli tu. Assaggiamo la mia anemica. Mielosissima. Dai, prendila. Queste qui sono pulite, le abbiamo usate solo per... Comunque un bel aspetto, Sì, dai, un bel aspetto. Sì, non è il formaggio sardo, però... Vai. 200 gradi centigradi, ma noi ci molliamo tutte le volte. Buono. Beh, vabbè, io me la finisco. Dai, ciao. Vai. Te la porto in camerino. No, questa dobbiamo metterla là. Okay. A te l'onore. Abbiamo tenuto. No, ma ci mangiamo questa. Però aspetta, prima dobbiamo metterla lì. Non me la porto via. Che è il nostro via, tavolo da esposizione. Vicino ai tuoi peperoncini, carino. E velocemente ricapitoliamo come l'abbiamo preparata. Ma prima ringraziamo Melissa Satta che è stata una cuoca perfetta. Grazie. Bellissima. Grazie a te. Mille. Io vado a mangiarmi intanto l'altra. Vai. Io ricapitolo.
Abbiamo sciolto lo strutto nel microonde, abbiamo grattugiato la scorza d'arancia e la mozzarella, abbiamo mescolato la farina con lo strutto, abbiamo impastato bene, abbiamo fatto riposare la pasta, l'abbiamo stesa con il mattarello sottile sottile, abbiamo tagliato dei dischi di pasta, abbiamo farcito i dischi con mozzarella e scorza d'arancia, abbiamo bagnato i bordi, abbiamo rinchiuso le seadas con gli altri dischi sigillando bene bene. Le abbiamo fritte e poi le abbiamo irrorate abbondantemente con il miele. Io ho una sorpresina per te, cioè sul serio. È uscito adesso il mio ultimo libro, no? E quindi... No, ma complimenti, perché cioè, comunque... Allora, hai fatto dei numeri pazzeschi, grazie! Te lo volevo regalare, così sì. Adesso oltre alla minestrina ti metti sì, a fare sì. Qualcos'altro. Allora, secondo me se ti applichi... Grazie, ti giuro, prego. Mi ha fatto un sacco piacere. Anche a me, mi sono molto divertita. Grazie. Au revoir! E adesso prepariamo una tavola molto sarda, perché riprenderà proprio la bandiera della Sardegna. Ve la ricordate, sì? Io me la sono studiata e come prima cosa ho preso dei runner rossi, se avete degli scampoli di stoffa va benissimo, basta fargli l'orlo e abbiamo incominciato a fare questa croce. E metteremo i piatti nelle parti bianche e i piatti saranno un po' le teste dei mori, quindi ci metteremo anche il nastro. Andiamo, dicevo, a posizionarla nelle parti bianche. Ecco, mettiamo tutti i fiocchi dalla stessa parte, vediamo di essere precisi, così. Poi tutte le mie cose sono nere, che così staccano proprio sul bianco e rosso e fanno veramente la bandiera della Sardegna. Quindi bicchieri, ecco qua, e posate. Sardegna è corallo. Allora, per imitare il corallo, io ho preso dei rami sbiancati. Questi o li trovate al mare, li raccogliete voi, oppure andate dal fiorista e li comperate e li dipingiamo. Ok, io lo lascio così, poi quando asciutto coloro anche la base, se no mi sporco tutta, e vi faccio vedere quelli che ho preparato. Guardate che belli! Dei rami di corallo. Li mettiamo e poi giochiamo a mettere le candeline tra un ramo e l'altro per creare questa luce e questo movimento. Già così veramente trovo che sia una tavola molto sciccosa, ma mi manca un antipasto, un antipasto giusto giusto da preparare per la mia cena sarda, perché facciamo una focaccia carasau. Non è una vera ricetta sarda, ma è una specie di focaccia di recco fatta però con ingredienti sardi, molto veloce ed effetto. E allora, qui abbiamo il nostro pane carasau, dell'acqua calda, ma come pesa, mamma mia! Io ci metto appena appena un po' di brodo granulare, di verdure, di carne, come volete, giusto per insaporirlo, ma poco, E incominciamo col bagnare, io la taglio in due, ecco, col bagnare un po' il nostro pane nel brodo, si deve ammollare. Un pezzettino qua. Ok, il primo strato è fatto. Adesso lo ricopriamo con lo stracchino. Più stracchino mettete, più buona sarà la vostra focaccia. Questo è proprio matematico, direi. E adesso stessa roba. Lo chiudiamo con dei pezzi di carasau sempre intinti nel brodo. Ok, adesso
completiamo il tutto con un pizzico di sale grosso, giusto per dargli un po' di sapore, qualche goccia d'olio, cucchiaiata di parmigiano, non tanto, però serve a dare una gratinata ulteriore al tutto. E questo cuoce in forno 200 gradi ventilato, diciamo 10 minuti, un quarto d'ora, quando vedete proprio che incomincia a gratinare e sentite che dentro il formaggio è bello sciolto. Giusto il tempo di andare da Massimo. Ciao Massimo. Ciao Benedetta. Guarda che c'ho una tavola difficile perché no. È proprio bianca, nera, rosa, è già completa. No, sono molto curiosa. Farlo. Ho pensato a un centrotavola inserendo quello che non c'è, il pane praticamente. Per cui creiamo un portapane. Bello. Lo facciamo con un cesto. Classico, normalissimo, sì. E con del mirto. Ma mannaggia, averlo avuto prima, mi serviva da matti il mirto. Tu mi chiamavi? Yeah. No. Mirto, eccomi, arrivo. Rifacciamo tutta la puntata, che devo mettere il mirto negli involtini. Mannaggia, va bene. Non c'è comunicazione dalla terrazza alla cucina. Va bene. Va bene. Allora, ho preso un cesto, un elastico, che andiamo a mettere. Perché? In alto, perché andiamo a inserire questi pezzi di mirto tutto. Che già ho inserito, bravissima. Vedi come ormai sono veloce, Perché ormai hai capito tutti i trucchetti, tutti i sistemi. Ormai non hai più segreti tu, non è vero. E andiamo praticamente a inserirli creando una sorta di bordura, andando a ricoprire il cesto. Poi che si copra tutto bene, non importa. No, perché tanto è carino. Si vede lo stesso il cesto. Sì, poi è carino. Io mi sono già portato avanti, ne ho già preparato uno. Ah, bravo, perché infatti... Perché poi vediamo la decorazione su cui lavoreremo adesso praticamente. Ma senti che buono. Ecco, questo è il risultato. Ok, questo me lo faccio io a casa per compiti. Perfetto. Ecco, io poi l'ho legato con delle corde. Sì, che è anche bello da vedere. Tutto sembra molto naturale, certo. Praticamente. E questo è il nostro futuro portapane. E andiamo a inserire queste meline. Ma dai, sono meline. Sono delle piccole meline selvatiche. Belle. Che ti do l'onore di inserire. Ok. E poi oltre queste, come ti ha portato Melissa, eh sì, peperoncino. Peperoncino, giusto. E anche qui andiamo a inserirlo. Ok. Un po' dove vogliamo. Ne mettiamo a 3 o 4. Qui c'è un buco. Peperoncino. I buchi li rompiamo col peperoncino. Eccolo qua, riempito. Così, un po' a piacere praticamente. Una volta sistemato il tutto, per non appoggiare il pane dentro, ho preso 3 foglie normali. Ah, sono foglie di fico? Aralia. Aralia, uguale proprio. Ok, tagliamo. E foderiamo il cesto. E foderiamo il cesto, in modo che diventa praticamente tutto verde. Carino, si riesce a vedere dentro? Lo faccio vedere? Prendiamo il pane e lo appoggiamo dentro. Ma bello! E lo andiamo a portare sulla tavola, dove io ti do questo che sono le meline. Sì, tu porta questo che è più pesante. Tanto butto un occhio al mio carasao. Come stai? Sta bene. Mi ha detto che sta bene. Ti faccio un po' di spazio, aspetta. Facciamo un po' di spazio, lo posizioniamo in centro. Ecco fatto. Ecco qua. Secondo me è proprio giusto, è il cespuglio che mancava. È molto naturale, cioè molto naturale che cespuglio. Che mancava nella Sardegna. Mia tavola, perfetto. Grazie Massimo, vado che mi sta chiamando, il carasso. È perfetta, si sente anche dal profumo. Mamma che vampata di calore. Eccola qui, guardate che bella. Con il formaggio che si sta fondendo, vedi, tutto qua. E questo che è un po' croccantino, un po' veramente come se fosse la focaccia di Recco, ma sarda. Questa contaminazione che farà arrabbiare sia i liguri che i sardi, perfetto. Però vi assicuro che è molto molto buona. Io questa non la taglio, va proprio così com'è, nella sua teglia, portata a tavola, dove ognuno se ne serve un pezzetto. Quindi io la metto immediatamente di qua. Vicino ai miei peperoncini e ricapitolo velocemente come l'ho preparata.
sciolto pochissimo dado granulare nell'acqua calda. Ci ho ammollato i fogli di pane carassao, ho disposto uno strato di pane su una teglia, l'ho coperto con tanto stracchino, ho chiuso con un altro strato di pane ammollato, ho completato con sale grosso, un po' d'olio, un mestolino di brodo e il parmigiano. Ho cotto in forno ventilato a 200 gradi per 10-15 minuti. E adesso la ricetta dei bambini. Facciamo un gattò di patate che è veramente un po' speciale, un po' raffinatino, piace anche ai grandi. Però prima fatemi dare l'ultimo tocco alla mia tavola sarda che mi piace da pazzi. Ci vediamo tra pochissimo. Bentornati nella mia cucina. È il momento della ricetta dei bambini, quella che preferisco io, ma che ho già capito che in molti amano. Facciamo il gattò di patate, un gattò velocissimo che piace da matti, veramente i miei figli lo aspettano con grande attesa quando decido di prepararlo. Allora, mettiamo subito a rosolare un po' di burro con la salvia e uno spicchietto d'aglio. Questo è un gattò un po' diverso da quello che mi ha insegnato la mia mamma e in quello che c'è già nei miei vecchi libri. È ancora più veloce, secondo me, anche un po' più raffinatino. Uno spicchietto d'aglio e qualche foglia di salvia. Poi imburriamo anche la teglia. Opla. 4 patate medie, belle calde. 2 le schiacciamo sulla base del nostro gattò. Così. Scusate, ci vuole un po' di forza. Cosa facciamo? Le schiacciamo sulla base della teglia, così. Facciamo un lettino di patate. Tanto qui rosola, eh? Che profumo. Sul nostro lettino un po' di sale. E adesso mettiamo i formaggi. Allora, noi abbiamo... Qui bisogna mettere quello che si ha nel frigo, eh? Io vi dico quello che ho qui, ma poi fate voi. Io ho un po' di Emmental. Poi abbiamo un po' di stracchino, quello che è avanzato dalla ricetta della nostra focaccia carasau. Tanto io spengo qui perché è rosolato e si è aromatizzato per bene, eh? Quanto mi piace. E poi ho un po' di scamorza affumicata. Fatemi ringraziare Maria José per questa bella ricetta. È la mamma di un cuoco vero, eh? Parliamo di cose serie. Allora, se poi anche voi avete qualche ricettina da darmi, qualche consiglio, volete solo salutarmi, io vi ricordo che c'è il mio sito, che è benedettaparodi.it, dove io aspetto tutti i vostri consigli. Ecco qua, abbiamo proprio riempito questa teglia di formaggio e adesso la cosa bella di questo gattò è che la parte sopra la lasciamo a riccioli, in questa maniera. Prendiamo le patate che sono rimaste, sono caldissime, e le schiacciamo. Poi la cosa bella è che ho imparato dalla mia mamma è che le patate quando vanno nello schiacciapatate non c'è mica bisogno di sbucciarle, eh? Ok, l'ultima patata, vedete? E via. Quante dita mi sono bruciata prima di scoprire questa cosa io. Ok, sistemiamo tutte le nostre patate a ricciolino così, guardate come sono belle, e ci mettiamo sopra il nostro burro aromatizzato, che è una delizia. Completiamo con formaggio grana, che aiuta anche proprio a gratinare, e noce moscata, qui ce l'ho già belle macinata, che comodità. E ci mettiamo pure 2 foglioline, facciamo le cose proprio... Sta in forno 20 minuti, 180 gradi, fino a che non ha formato una crosticina deliziosa. Ma guarda che meraviglia! E questo, insomma, è veramente per la gioia di tutti i bambini. Allora ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho messo a rosolare la salvia e l'aglio nel burro.
Ho imburrato la teglia da forno, ci ho schiacciato dentro due patate. Ho salato, ho aggiunto i formaggi tagliati a pezzi. Ci ho schiacciato sopra le altre due patate, ci ho versato sopra il burro aromatizzato, ho completato con parmigiano e noce moscata. Ho messo in forno per 20 minuti, 180 gradi. Ed ecco qua tutto il nostro menù sardo, a partire dagli involtini con questa farcia di pane e lardo e soprattutto sfumato con il canonao. Poi abbiamo la mitica Seadas che abbiamo fatto con Melissa Satta, ci è venuta proprio bene, devo dire. E poi il nostro ragù di salsiccia, cioè questi gnocchetti sardi alla campidanese. E poi questo che proprio sardo non è, noi lo chiamiamo focaccia carasau con dentro il certosino, che non sarà sarda però vale veramente la pena. Allora, con un menù come questo io suggerirei di continuare con il canonao, però magari prendete un canonao riserva, sempre comunque di annate recenti, perché ha questo gusto fruttato che si sposa bene con tutti questi gusti tipici intensi del nostro menù. Allora, io vi do appuntamento ogni giorno alle 12.25 sulla 7. Invece, se vi siete persi qualcosa, avete addirittura voglia di rivedermi, sono sulla 7D alle 19.40. E io mi assaggio il mio ragù campidanese che è buonissimo. Per ottenere dei cubetti di ghiaccio aromatizzati, aggiungete delle foglioline di menta nelle vaschette d'acqua. Se volete dare alla pasta fredda un aspetto più appetitoso e colorato, aggiungete nell'acqua che bolle lo zafferano. Non buttate il pane raffermo, tagliatelo a cubetti, passatelo in padella con un po' d'olio ed ecco fatto un bel accompagnamento per le zuppe e per l'insalata. Campana!